Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Io sono Paolo e oggi parliamo di Divina Chronicles Relics of Gan'ti. Allora, abbiate pazienza che sarà un video lungo e frustrante per me. Quindi armatevi di pazienza, sedetevi comodi, perché io voglio fare una premessa e poi raccontarvi di questo gioco tutto quello che c'è da dire. E scusate la tosse. Allora, voi sapete, cari miei PCisti, che Nintendo vi odia. Nintendo vi odia, lo sapete, non c'è un gioco per Nintendo che sia arrivato in una conversione per PC, non esiste nulla che tu possa giocare su un Nintendo che tu possa giocare anche sul PC, a meno che non sia per un qualche motivo arrivato per vie traverse. Quindi, conseguenza logica e diretta di questa cosa, è che Zelda non lo potete giocare su PC. O avete una console appropriata per giocare uno Zelda qualunque, tutti i giochi di alta qualità, molto belli, molto divertenti, oppure se avete solo un PC, di Zelda dovete fare a meno. Questa è una cosa che ovviamente non dico solo io, è una cosa che chiaramente hanno pensato anche gli sviluppatori ben intenzionati di Divina Chronicles Relics of Gan'ti e hanno detto: non c'è Zelda, facciamolo noi, Zelda è un bel gioco, è divertente, non c'è concorrenza su PC, o almeno non c'è tanta concorrenza su PC perché qualche altro titolo simile esiste, facciamolo noi, ah che bello. E quindi noi ci siamo beccati Divina Chronicles Relics of Gan'ti, che ha la trama più banale dell'universo. Quindi abbiamo il classico ragazzotto che per un motivo qualunque diventa il predestinato, il prescelto per fare delle cose, salvare l'universo, annessi connessi, la rave e la fava. Quindi non aspettatevi sorprese da parte della trama, perché non ci sono. Vabbè, ma uno potrebbe dire: se il gioco funziona, chi se ne frega della trama? Vero, assolutamente vero, i giochi comunque questo tipo di RPG sono estremamente ripetitivi, estremamente lunghi, la trama è un'ottima cosa da metterci dentro bella, ma anche se la trama non è particolarmente originale, una trama classica può funzionare, come si dice nella scrittura, i classici sono classici perché funzionano, quindi va bene, ok, quindi Relics of Gan'ti funziona? No. Allora, vado in ordine sparso perché c'è veramente così tanta roba da dire negativa su Relics of Gan'ti che è quasi imbarazzante doverne parlare. Considerate che a noi le chiavi dei giochi che presentiamo le mandano, quindi non è che questo influisce sul nostro parere sui giochi. Allora, cominciamo dalla base. La prima cosa che notate è che ogni 2 secondi c'è un caricamento. Con una bella scritta, connessione al server e lui carica. Ogni volta che ci muoviamo, uccidiamo 3 mostri, connessione al server e carica. Per cosa diavolo si connette al server? È un gioco locale, non sono in multiplayer, cosa ti connetti al server a fare? Non si sa. Però ogni 4 secondi, connessione al server e un caricamento, connessione al server e un caricamento. Insostenibile. L'HUD che ci circonda è una delle robe più brutte che si siano mai viste. È scarna, è brutta esteticamente, si vede poco, c'è tutto uno studio sulle HUD impressionante, tale per cui, per esempio, tanto per farvi un esempio che non c'entra niente, così non mettiamo Relics of Gan'ti a confronto con nessuno dei suoi concorrenti diretti, l'HUD di Street Fighter è una delle HUD migliori per i giochi di combattimento, uno versus uno, ed è stata poi presa, copiata, studiata e copiata da un sacco di altri titoli, tutti quelli che hanno l'HUD che funziona. Qualunque altra HUD fino a questo momento si è rivelata assolutamente fallimentare. Ecco, non ha imparato niente Divina Chronicles Relics of Gan'ti, perché i giochi più hanno un nome lungo più sono contenti, e l'HUD è tremenda. Ma non solo l'HUD, l'art, ne state vedendo un esempio in questo momento, l'art, i disegni dei personaggi che parlano come fosse una visual novel, è imbarazzante. Cioè non assomigliano neanche ai modelli 3D che dovrebbero rappresentare. Se non inquadrassero nella schermata solo il modello 3D di chi parla, la faccetta disegnata di chi parla e il suo dialogo, io potrei non sapere chi sta parlando, perché non sono corrispondenti a quello che vedo nel 3D. 3D, parliamo del 3D, le animazioni del nostro protagonista sono orrende, ma proprio brutte, ma legnose, ma World of Warcraft ha delle animazioni più belle e ha dei modelli 3D comparabili e ha molta più roba da muovere. Tu hai un personaggio da animare, non ne hai un sacco da animare, uno, è animato male, giuro è brutto. Parliamo anche delle ambientazioni, le ambientazioni sono scarne.
ok? Va bene, sei un studio indipendente, le ambientazioni devi fare scarne perché non hai la capacità di muovere tutti questi poligoni, tutte queste robe, ok, ma almeno mettimi delle architetture sensate, in maniera che io possa dall'architettura fare uno studio su cosa mettere e dove, in maniera che io possa dare una storia ai posti grazie a quello che c'è, anche se poco può essere, ok? La casa di un fabbro, la casa di una mamma con un bambino sola, la casa di un boscaiolo devono essere riconoscibili anche da fuori, giacché non mi fai l'interno. Ok? No, tutto a caso. Le case sono posate, sono buttate su una mappa come prese da un secchiello di Lego che viene lanciato su una scacchiera, fotografate e trasportate in 3D. Tremendo. I combattimenti. Allora, i combattimenti sono relativamente semplici se superati i primi tre. Perché i primi tre, voi siete di primo livello, con una spada di legno, un fesso, ve menano come dei disgraziati. I primi tre dovete farli con estrema attenzione. Dopo i primi tre, menate come dei fabbri tutto quello che vi capita attorno. Basta arrivare di livello 2, ok? Per dover fare molta, molta meno attenzione. Sono divertenti i combattimenti? No, non sono neanche divertenti, perché fossero divertenti, dice, vabbè, tutte queste robe qui, ma io mi diverto, vado in giro, picchi i mostri... Niente, neanche su questo fronte siamo a posto. Ci sono delle sezioni. Ah, tra l'altro, aspetta, questa la stavo per dimenticare. Ci sono dei puzzle. I puzzle non sono particolarmente difficili, fanno il loro lavoro, ok? Non è niente di né di bello né di brutto, sono puzzle che non spiccano particolarmente, però almeno questi fanno il loro lavoro, ok? Schiacci quattro tasti in successione. Non c'è un indizio per sapere qual è la successione, devo provare, fare trial and error. A pensarci non sono puzzle, sono perdite di tempo, perché un puzzle è una cosa che io ragiono, ottengo e trovo la soluzione. Qui ho quattro tasti, li premo in ordine, quando trovo l'ordine giusto si apre la porta, quindi stai solo cercando di farmi perdere del tempo, non stai cercando di farmi ragionare per risolvere un puzzle. In più, i puzzle, cioè, allora, situazione, perché è una situazione reale di gioco, arrivi davanti a una porta, la porta è chiusa, ci sono quattro torce spente, un tasto davanti a ogni torcia, se io, perché questo è un puzzle che si è già ripresentato, ok, in quattro puzzle il quarto è già uguale al primo, quindi non è che brilliamo anche di originalità, va bene, aspetta. Io devo premere i tasti in ordine, se il tasto è quello giusto la torcia si accende, se il tasto è quello sbagliato tutte le torce si spengono e devo ricominciare da capo. Ok? Facile? Vuol dire che io provo a fare le combinazioni, quando riesco a accendere la prima torcia ho trovato il primo tasto, poi provo le altre tre, se azzecco subito la seconda torcia giusta si accende la seconda torcia e via discorrendo. Attorno a questo puzzle ci sono dei mostri che ci stanno attaccando. Quindi cosa fa uno? Io in quel momento ero a metà vita, non c'avevo voglia di combattere perché combattere era noioso, provo a fare il puzzle mentre schivo i mostri. Dico vabbè, cosa ci vorrà? Faccio le schivate, salto sui pulsanti, i pulsanti accendono le torce, 2 minuti e sono fuori da questo combattimento che è noioso e lungo, tra l'altro, non difficile ma noioso e lungo. Bene, mentre si combatte i puzzle misteriosamente non sono attivi, quindi non posso farlo, non posso decidere di saltare un combattimento, non devo farlo. Mi fermo, sto lì, aspetto, meno i quattro fessi che mi tediano per 10 minuti, poi posso finalmente schiacciare i quattro tasti e andare avanti. Perché? Cioè, una cosa del genere, io posso capire che tu la faccia per motivi tecnici, va bene, ma se la fai per motivi tecnici me lo devi giustificare. Non puoi non giustificarmelo, lasciare che... e lì, chi se ne frega, ok? Poi, ci sono livelli di platforming, ok? Platform, non quelli che state vedendo, perché qui non c'era niente da saltare, c'era da correre su un mancorretto, una passerella luminosa che si scopre piano piano, va bene, basta non cadere giù. Ci sono dei pezzi di platforming, i pezzi di platforming in un'avventura di questo tipo, in un GDR di questo tipo, tra l'altro notate il caricamento, l'ennesimo caricamento che compare di fianco a me, i pezzi di platforming sono, indovinate un po'? Urendi, non si sa dove si salta, non si sa quanto lungo si salta, non si vede un fico, non si capisce cosa si fa. Per fortuna sono pochi, almeno questo è positivo. Ultima nota, poi ho finito, giuro, poi ho finito. La musica. La musica dopo 40 minuti di gioco, un'ora di gioco, è da piantarsi degli spilloni nelle orecchie perché è noiosa ed è ripetitiva. Giuro, allora,
Io ogni volta che preparo un gioco, mentre registro il gameplay che voi vedete scorrere sotto, che li registro io, non è che li scarico da YouTube, mentre registro il gameplay che vedete sotto, ho un quadernetto con delle annotazioni, ok? Dove mi segno tutti i punti positivi, i punti negativi, i punti neutri, ok? C'è un punto positivo, e adesso arrivo, vi dico anche il punto positivo, aspettate, io vi dico anche il punto positivo. Io mi segno delle cose segnandomi di fianco se con un pallino i punti neutri, quindi tipo in questo caso ho scritto Nintendo ti odia col pallino di fianco perché non è né un merito né un vantaggio del gioco, oppure non lo so, altri esempi di punti neutri adesso al momento non me ne vengono, ma così dipende dal gioco. Dei meno di fianco i punti negativi, quindi i difetti del gioco sono segnati con un meno, e dei più di fianco i punti positivi, che sono i pregi del gioco. In generale, se un gioco ha molti più pregi e pochi difetti, ne parlo molto meglio che se un gioco ha molti più difetti che pregi. Non è una regola fissa, ma è un concetto abbastanza applicabile statisticamente. Ecco, adesso vi dico l'unica cosa positiva di Relics of Gantt. Che siccome Nintendo vi odia non avete alternative, ragazzi, o vi comprate una console Nintendo oppure vi beccate Relics of Gantt, o sperate che qualcuno a un certo punto giochi sta roba e si dica: ma io posso farla meglio, sapete che c'è, e ne faccio uno migliore. Va bene, basta. Io non amo mai parlare male dei giochi, ma bisogna anche essere onesti quando si parla di qualcosa e si viene frustrati così tanto come sono stato io da questo gioco. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo che se questo video vi piace sotto potete mettere un bel mi piace, potete iscrivervi al canale schiacciando il tasto subscribe e che potete condividerlo su Facebook, G+, queste cose qui, magari taggando tutti i vostri amici nintendari e facendovi prendere per i fondelli perché voi non avete Zelda. Anche per oggi da Paolo è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ho dimenticato! È in accesso anticipato! C'è solo un capitolo su tre. È un'ora di gioco il capitolo su tre. Sono 3 ore di gioco, ragazzi. Tremendo. Tremendo. Costa 15 euro se vi interessa. È sviluppato dai Team Monkey. Basta, ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!